Buongiorno carissimi amici, Rossella, grazie sempre per il tempo che mi dedicate, per le condivisioni, gli abbonamenti, i pollicini. Una piccola lettura. Se avete un desiderio, vediamo se è realizzabile. Queste letture possono essere predittive, quindi possono darvi un consiglio, una direzione per continuare o magari per cambiare direzione, semmai non è realizzabile. Poi comunque adattate sempre, nel senso che questa è una lettura intemporale. Se però non corrisponde con la vostra situazione, che non vi parla, che vi dà fastidio, che vi disturba, spegnete, vuol dire che questa volta non c'è nessun messaggio per voi. Potete poi ritornare tra qualche settimana, tra qualche mese, perché è una lettura che girerà nel tempo, intemporale, e magari troverete una risposta più in là. Allora, se non vi si dice nulla, lasciate. Sarà per qualcuno e arriverà chi deve arrivare. Allora, il tuo desiderio è realizzabile? Due scelte, carissimi amici. Una semplice pietra che ho raccolto in una delle mie passeggiate in piena natura, e la due, la conchiglia. Seguite sempre la voce del cuore e una sola risposta, carissimi amici. Una risposta. Scegliete, quindi mazzo 1, la pietra, mazzo 2, la conchiglia. E cominciamo con la lettura. Cari amici che hanno scelto il mazzo numero 1 della pietra, il mio desiderio è realizzabile. Vediamo cosa vi dicono le carte, cosa dicono le guide. Io faccio da intermediaria, ma sono sempre qui queste letture per darvi un indizio, una direzione. Qua c'è il matto nei tarocchi è colui che osa prendere rischi, un colui che ha voglia di vivere l'avventura, di cambiare la sua vita, che nonostante le difficoltà, nonostante gli ostacoli, nonostante non sa quello che lo aspetta, osa prende il rischio di provarci. Chi non ci prova non saprà mai. Allora questo matto ha deciso di provarci perché il suo proprio desiderio possa realizzarsi. Che poi non si realizza, almeno non avrà quel rimorso di non aver provato. Quindi qua abbiamo qualcuno che deciderà di un cambiamento totale nella sua vita, che sia materiale, professionale, relazionale, comunque di un qualcosa di nuovo, un qualcuno che osa, che ha trovato proprio quello spintone che gli mancava forse fino ad oggi per usare un qualcosa di nuovo. E ci saranno le opportunità perché voi possiate vivere questa avventura. Ok, quindi c'è qualcuno che questo desiderio vuole che si realizzi. E perché? Perché nonostante questa follia, diciamo di questo folle, avete comunque questa, un po', come dire, il 9 nella numerologia ci parla di evoluzione, di trasmutazione. E di riuscire un qualcosa, anche se sembrate essere così paressosi, no? Perché la carta della paresse è il paressoso. Finalmente è uno stato d'animo che forse voi volete semplicemente trasmettere agli altri, proprio perché non capiscano, forse perché non volete ancora rivelare che avete intenzione di cambiare completamente vita, forse di partire all'estero, forse di partire in un'altra città, forse di rivivere un grande amore, di mettere fine a una relazione, di cambiare lavoro, di che ne so, mettere su la propria azienda. Cioè, qua c'è un qualcosa davvero di nuovo che non vi fa paura. Allora, anche se siete paressosi, e io penso e quello che sento, voi sapete che io parlo tanto per intuizione, il fatto di essere un po' così calmi, paressosi, è proprio perché non volete rivelarlo subito. Sarà un po' come una sorpresa, una rivelazione, ma probabilmente anche proteggervi da chi potrebbe rallentarvi e da chi potrebbe non capire e quindi seminare i dubbi. Quindi c'è qualche amico che sta lì, fa finta di essere calmo, sereno, che non ha voglia di nulla, ma invece sta già nella sua testa
preparando un qualcosa di grande, un desiderio che volete, che desiderate e che lo state programmando, elaborando, ma da solo, per un cambiamento totale. Quindi questa persona è decisa a realizzare il suo desiderio. Ora vediamo un po'. Per qualcuno però si dice di fare attenzione, di scegliere un'altra direzione. Non lo so cos'è che avete scelto, ma probabilmente quello che avete scelto non è la direzione giusta. Allora valutate bene, non fatevi portare da questa adrenalina, di questo che avete voglia, di questa opportunità che si presenta a voi. Magari prendete questo tempo per una riflessione, essere paressosi, sì. Ma magari prendere questa paressa giusto per capire se è la buona scelta. Qua vi si dà un consiglio. Scegliete un'altra direzione. Che ne so, se avete scelto di andare a vivere, non lo so, vi dico qualcosa veramente di banalissimo. Avete scelto di andare a vivere a Roma perché volete, che ne so, lanciarvi in un qualcosa e voi pensate che perché siete nella capitale ci riuscite. Magari no. Invece di andare a Roma andate a Milano. Quindi riflettete bene, non vi si sta a dire che il vostro desiderio è irrealizzabile, ma dovete solo scegliere un'altra direzione. E siete pronti, quindi siete pronti per realizzare questo desiderio, ma siete anche pronti per scegliere un'altra direzione. Che ne so, forse volevate fare degli studi, ancora una volta dico tanto per dire un qualcosa, poi adattate a tutto. Volete fare gli studi di avvocato e invece nel fondo non è quello che dovete fare, probabilmente più di avvocato dove essere dottore, vedete? Quindi analizzate bene. Ma non preoccupatevi, non c'è bisogno di preoccuparvi. Quel desiderio si avvererà, però prendendo la giusta direzione. Perché probabilmente anche se ci riuscite su quella che avete deciso oggi, un domani lo potete avere un rimorso. Ve ne potete pentire e quindi avrete perso, poter, può darsi che ne so, 10 anni, 20 anni della vostra vita. Non è mai nulla persa, tutta esperienza. Però ecco, quindi sappiate che dovete ben riflettere. Questa carta della paressa io la sento come qualcuno che, ecco, è come un segreto, state elaborando un qualcosa, ma allora mettetelo a vostro vantaggio. È davvero quello che volete? Volete andare a vivere all'estero? Che ne so, avete scelto la Germania, ma forse non dovete andare in Germania. Perché volete andare in Germania? Ecco. Posatevi le buone questioni. Comunque c'è un qualcuno che è deciso proprio a realizzare il suo desiderio e ci arriverete. Qua non c'è nulla che vi dice di no. Infatti vi si dice che non c'è nulla bisogno, però dovete prendere un'altra direzione. C'è un qualcosina che non è in accordo con quello che siete davvero e quello che volete davvero. Quindi vedete, carissimi amici, se questa lettura vi si può aiutare, sono sempre lì per aiutarvi. Poi vedete come risuona con voi. Se non vi dice nulla, vuol dire che non è per voi. Io vi auguro una bella serata e a presto. Ciao! Gli amici che hanno scelto il mazzo numero 2 con la coccchiglia, vediamo un po' se il vostro desiderio è realizzabile. Il consiglio. Vediamo un po'. L'innocenza. Allora, persone molto innocenti, quindi probabilmente quando si parla di innocenza si parla di persone pure, di persone ingenue. La carta dell'innocenza è la carta 19 e la carta 19 parla proprio del sole, questo sole bellissimo che riscalda il cuore. Quando qualcuno vi si vede, li illuminate, siete proprio una gioia di vivere, siete una persona solare. Quindi si parla proprio di bellezza interiore, di una persona che emana felicità. Ok. E poi abbiamo la carta del fardello. Allora, la carta del fardello con il numero 6 abbiamo le obbligazioni, il sacrificio, la prova. Chissà perché, e voi lo sapete che io parlo con intuizione, ho il pensiero che mi sta avvenendo che un qualcuno desidera un'altra vita, desidera forse un nuovo incontro, comunque costruire un qualcosa di diverso. Questo è il vostro desiderio, ma avete questo fardello, vivete nel sacrificio, forse vivete in una relazione dove subite
Per amore dei figli non dite nulla, per amore della famiglia non dite nulla, per la vergogna non lo so, questo è quello che mi viene. Quindi c'è qualcuno che probabilmente desidera una vita diversa con questo sole. Siete una persona solare, ma probabilmente con questo fardello, questo sole si è spento dentro, anche se forse rimanate ancora dall'esteriore perché la gente non capisca il vostro dolore. Poi adattate a qualunque situazione. Questo però è il primo messaggio che mi viene. Qua c'è una persona che è molto innocente, una persona che è solare, che ha tanta voglia di vivere, una persona che vorrebbe compiere tanto, vivere pienamente, insomma, un grande amore, vivere nella gioia. E probabilmente però quello che vive è proprio l'opposto. Quindi, per realizzare questo sogno, carissimi amici, bisognerà ancora una volta, e non c'è nulla di, come dire, bisognerà sempre distaccarsi da un qualcosa che è tossico, liberarsi, soprattutto se c'è sacrificio, se c'è sottomissione, se c'è, ci sono delle obbligazioni che sono troppe pesanti. Qualcuno è quello che sento, che magari vive nel sacrificio di una relazione, di una situazione proprio per amore forse dei figli. Sappiate però una cosa, non bisogna mai sacrificarsi per nessuno, perché i propri figli un giorno cresceranno e faranno la propria vita, e poi crescere per esempio dei bambini nella menzogna non è mai comunque buono. Questo è il mio parere. Ma comunque qua c'è un qualcuno che, ecco, è una persona solare, è quello che ha sempre emanato agli altri. Forse per il momento tutto ciò si è spento per la situazione che vivete, o allora forse riuscite ancora ad emanarlo, a farlo vedere fuori per non far vedere quello che vivete davvero. Quindi per qualcuno portare anche una maschera con questo fardello. Però ecco, quel desiderio di uscire probabilmente ce l'avete. Allora vediamo un po' se ci riuscite. Perché comunque qua si parla veramente di dure prove. State all'ascolto di voi, di cosa volete davvero, carissimi amici. Tutto viene sempre da noi, dalle scelte che facciamo, sempre. L'abbondanza vi aspetta, ma voi siete una persona abbondante, perché con la carta del sole l'abbiamo già visto che siete una persona solare, una persona con tanta voglia di vivere. Probabilmente questa voglia di vivere l'avete persa, non siete più chi eravate una volta. E chissà, forse quello che desiderate è proprio ritrovare questo benessere che avevate, questa gioia, questa vitalità, questa spensieratezza, questa abbondanza proprio di portare agli altri la felicità solo quando qualcuno vi vedeva, vi incontrava, un grande sorriso, una persona solare. È possibile che qualcuno comunque porti questa maschera, però ecco, nel fondo voi lo sapete. Quindi tutto ciò vi manca ed è forse un desiderio di trovare quei bei momenti. Se poi l'avete perso anche nella vita di tutti i giorni, probabilmente è un qualcosa comunque che, ecco, state pensando forse, che ne so, ho fatto una scelta sbagliata, la sto pagando, ma non me ne posso andare per questo, per quello. Ma comunque adattabile a qualunque situazione, a qualunque relazione. Carissimi amici, se riuscite a liberarvi da questo fardello, ritroverete anche la salute. C'è qualcuno che soffre. Voi sapete che le sofferenze comunque a lungo termine non sono mai buone. Non sono mai buone. Quindi, se non volete poi ammalarvi un giorno, comunque, ma anche ammalarvi mentalmente, psicologicamente, che diventa pesante, dovete, carissimi amici, ascoltarvi. Cosa è che volete per poter uscire da quella sofferenza, per poter uscire da questo fardello che è davvero pesante per qualcuno, lo sento, e qualcuno comunque questo fardello lo porta proprio per obbligazioni. Ci sono quelle credenze limitanti che quando vi sposate vi si dice che non vi potete, non è giusto divorziare. Falso, carissimi amici, non si vive mai in una relazione che non ci conviene, che ci fa male. Falso, i tempi sono cambiati, non si vive più così, dobbiamo tutti essere felici, vivere una relazione, una situazione che ci piace, che ci conviene, che ci fa vibrare e non una relazione che ci fa soffrire, che ci fa male. Cioè non esiste da nessuna parte che c'è scritto per esempio che una donna deve restare con un uomo che la batte, non esiste né in cielo né in terra. Abbiamo sempre la scelta, quindi siate all'ascolto di voi,
Fatevi aiutare se non ci arrivate da soli, ma i fardelli nessuno dovrebbe portarli, nessun tipo di croce, carissimi amici. Allora lo so, a qualcuno quello che dico a volte può essere un po' scioccante, ma i tempi sono cambiati. Siamo persone libere, persone che dobbiamo tutti vivere come lo desideriamo. Siamo solo di passaggio su questa terra. Quindi nessuno dovrebbe subire, né per obbligazione, né per sacrificio, non so cosa. La verità è sempre un qualcosa da realizzare. Quindi smettete anche di mentirvi, siate veri con voi stessi, ecco perché dovete ascoltarvi. Chi vive nel sacrificio vive comunque nella menzogna. A volte non nasconde agli altri, ma ecco, cacciate via questa grande menzogna che qualcuno si è costruito perché sono obbligato o obbligata. No. Riconoscete che magari siete diventati anche una persona bugiarda, nel senso che nascondete la verità. Cercate veramente, carissimi amici, di lasciar partire la menzogna, insomma, fate cadere questa maschera e siate nella verità. Se vivete una relazione, una situazione, ma anche a lavoro, anche a lavoro, non si deve andare al lavoro solo perché si devono portare i soldi a casa e vivere e subire chissà cosa sul lavoro per qualcuno, perché lo sappiamo, nel mondo in cui viviamo c'è un po' di schifezza dappertutto. Allora, carissimi amici, qualunque sia la situazione della relazione, se avete un sogno da realizzare, questo sogno lo potete realizzare solo se smettete di portare una maschera, smettete di essere nel sacrificio, smettete di essere nell'obbligazione e di voler rivivere, quindi riaccogliere questo sole che vi riscalda il cuore per andare verso un qualcosa di nuovo. Sempre. La vostra salute ve ne ringrazierà e potete avere questa abbondanza del rispetto e di una vita sana, libera a vostra immagine. Non portate più questo mascherino della menzogna, della bugia, ma per un qualunque cosa, non solo in amore. Prima vi ho fatto l'esempio della donna battuta, è quello che mi è venuto in priorità, ma questo l'adattate davvero a tutto. Se volete che un desiderio si avveri, tutto possiamo, l'importante è sempre essere in accordo con se stessi. Ma qua però è pesantuccio, eh. C'è qualcuno che vive proprio con questa croce da portare ogni giorno, per obbligazione, per sacrificio, non so per cosa. Ma ecco, allora carissimi amici, c'è chi ha perso proprio quella gioia di vivere e chi invece fa finta di vivere bene, ma che non è vero. E poi c'è chi invece magari sta proprio sognando di ritrovare quella libertà, di andare verso questo sole che vi illumina, che vi schiarisce, che vi fa vedere la vita differente da quello che vivete oggi, che un qualcosa può essere diverso, andare verso una rinascita, una ricostruzione materiale, finanziaria, personale, emozionale, relazionale. E questo, se lo volete, carissimi amici, dovete lasciare questo fardello dietro di voi, nulla di più, lasciare questo fardello dietro di voi. Vedete come vi risuona. Se vi dà fastidio qualunque cosa, vuol dire che non è per voi. Arriverà chi deve arrivare. Quindi ecco, carissimi amici, sempre letture comunque per darvi una direzione e soprattutto per rispettarvi e amarvi perché siete vo la vostra propria priorità. Sempre. La vita è la vostra, di nessun altro. Vi auguro una buona serata e a presto. Ciao.